come Zomarin stiamo lavorando per aprire il prossimo anno, nel 2010, un centro recupero animali, cioè una struttura dedicata agli animali spiaggiati, quindi ci sono tutta una serie di animali, tra cui delfini, tra cui moltissime tartarughe, tra cui altri tipi di animali che normalmente vengono ritrovati sulle coste di tutti i mari, compreso il Mediterraneo, compreso il Mar Tirreno, perché per vari motivi hanno perso il gruppo, hanno avuto dei segnali, diciamo, distonici per cui sono finiti a riva, hanno incrociato una barca, a volte reti di pescatori ma non sono rimasti impigliati, tanti motivi. E noi vogliamo fare, e questi animali normalmente arrivano e rimangono lì e, diciamo, nella peggiore delle ipotesi muoiono a riva, comunque muoiono nei pressi della riva. Noi spesso abbiamo segnalazioni da parte degli enti tipo guardie costiere, marine militari, eccetera, eccetera, ma oggi non siamo strutturati per quello. Quindi vogliamo proprio aprire un centro per cui noi andiamo a prendere l'animale che si è spiaggiato, lo portiamo, lo seguiamo con un percorso medico, poi lo rimettiamo in acqua nel momento in cui è guarito. Contiamo di farlo nel 2010. Ho capito. Sappiamo che per domani è previsto un evento, ce ne vuole parlare? Allora, venerdì 15 maggio noi dedichiamo una giornata ai bambini terremotati dell'Abruzzo. Ci siamo chiesti, onestamente, quando è successo, diciamo, l'evento del terremoto dell'Abruzzo, ci siamo chiesti, onestamente, come persone e come azienda. Prima di tutto come persone, cosa potevamo fare, no? E poi come azienda. E la riflessione è stata, noi siamo un parco di divertimento. Siamo un luogo che dà divertimento, serenità, uno viene qua a rilassarsi. Quelle popolazioni hanno bisogno di tantissime cose, molte, devo dire, gli italiani gliele stanno dando, ed è su questo... È uno di, purtroppo i terremoti sono però uno di quei casi in cui si è fieri di essere italiani, perché veramente tutti si danno da fare, volontari, gli aiuti, le raccolte fondi, insomma c'è veramente tanta roba. E la nostra parte abbiamo detto può essere regalargli un po' di serenità. Ora, non vorrei sembrare irriverente, ma secondo me nelle tendopoli si annoiano a morte, al di là di tutti gli altri problemi seri. Allora, nel momento in cui si annoia, forse la cosa migliore è farlo uscire da quel grigio, dal fatto che non ha sopra un tetto, che magari a volte non c'ha un televisore, una radio, un MP3 da ascoltare perché sono finiti sotto, cioè non sa che fare. Soprattutto i bambini che, diciamo, sentono la cupezza della situazione. Allora, li abbiamo organizzato per 1000 bambini più le famiglie, li andiamo fisicamente a prendere, con gli autobus, li andiamo a prendere nei campi base, li portiamo qua, gli regaliamo una giornata al parco, pranzo, merende, tutto incluso. E questa cosa ha avuto molto, devo dire, molto riscontro, ci ha aiutato in questo la Croce Rossa Italiana, la presidenza del consiglio con il Ministero delle Pari Opportunità e il Comune di Roma di Pomezia, che sono stati, ha messo a disposizione mezzi, autobus, eccetera. Quindi speriamo che sia una bella giornata di divertimento. Lo speriamo anche noi. Senta, se dovesse fare un appello per convincere uno studente, un liceale, un universitario, un gruppo di amici o comunque un giovane qualunque a visitare il parco, cosa direbbe? Oggi, un anno fa, 2 anni fa, non l'avrei fatto, gli avrei detto lascia perdere, vai da un'altra parte, vai all'acqua fan di Riccione. Oggi gli dico vieni perché ti diverti, perché ci sono molti più divertimenti per i giovani, per i ragazzi. Abbiamo inaugurato un cinema 4D, che è un, diciamo, l'ultimo stadio della tecnologia, cioè il cinema con gli occhialini tridimensionali ma anche gli effetti speciali, per cui nella storia, che è la storia di una tartaruga, quando lei casca in acqua io vengo lavato, quando passano gli uccelli vengo soffiato, quando passano le meduse io ho i topi che mi passano sotto le gambe e altri effetti che non vi racconto, sennò ve li rovino. Due, abbiamo inaugurato un complesso di piscine per cui si può venire a Zomarin a fare il bagno, esattamente come al mare ma con, diciamo, tutti i comfort delle piscine, ombrelloni, sdraio, eccetera. 3, abbiamo messo nuove giostre, una divertente, una giostra che si chiama Drop Zone, dove io ho una, come dire, salgo imbragato, una caduta verticale di 20 metri abbastanza adrenalinica. Oltre agli spettacoli, diciamo, che c'erano già di Zomarin, con delfini, leoni marini. Se dovessi dire a uno studente universitario, gli direi, se vuoi fare una sorpresa alla tua fidanzata, portacela, che o a una che ti stai tentando di rimorchiare, portacela, perché di solito funziona. Ok, allora non ci resta che visitare il parco. Assolutamente. Grazie. E per gli studenti, aggiungo, abbiamo da quest'anno un sito da cui è possibile comprare biglietti. Allora, chi smanetta e usa bene internet, dal sito Zomarin c'è una sezione da cui si possono acquistare biglietti, e chi compra online ha dei grandi risparmi. E tanto per capire, su un biglietto intero da 25 euro è possibile, acquistando online, averlo fino a 16 o 18 euro. E questo è un grande risparmio, ovviamente... Come dire, non tutti usano internet, soprattutto quelli più adulti hanno meno facilità con mezzo, ma chi lo sa usare è buono. Se uno arriva da fuori, invece, l'altro pacchetto, l'altra offerta, e questo io
lo consiglio, abbiamo 2 giorni a Zomarin più l'albergo a 39 euro. Uno si fa un weekend intero a 39 euro, che francamente è un prezzo che non si trova neanche se si va nell'ultima Stamberga. Ed è un albergo 4 stelle, ma è un prezzo promozionale per tutta la stagione. Benissimo, la ringrazio di questa intervista. Grazie a voi. Man, you look so divine. Man, you make it look like you're one of a kind.